parliamo con il dottor Claudio Lucchetta, responsabile di Consum per il settore sicurezza, di tutta quella serie di prodotti che vengono definiti light, che quindi insomma le persone acquistano per cercare in qualche modo di assumere meno calorie durante i pasti. Beh, adesso volevo chiedere invece, ci spiega come vengono realizzate a grandi linee, per esempio, il burro light, piuttosto che le bibite light, delle barrette sostitutive dei pasti che troviamo nelle farmacie e talvolta anche nei grandi magazzini? Il concetto di sostituzione del pasto mi lascia sempre abbastanza, non mancano anche su internet, anche andando a cercare proprio sui siti ufficiali, quello dell'Inran o... Cosa deve fare per tenersi sotto controllo? Approfittiamo, professore. Io credo che la cosa importante da dire ai telespettatori sia quella di continuare fondamentalmente, come vedremo ulteriormente, a eseguire quello che chiamiamo screening opportunistico, sia il paziente ultra cinquantenne opportuno che esegua la determinazione del PSA, ed è opportuno che ovviamente le informazioni che verranno dalla ricerca clinica e dei nuovi marker PCA3 per esempio ci consentono di... La nostra passione è farla sostenere in vari istituti bancari, anche rivolgendoci alle istituzioni tantissimo, e su cui noi abbiamo puntato molto in termini di fatica, di ore di lavoro, e bastano veramente pochissime migliaia di euro per mettere su un'attività che... Giochi di abilità, esibizioni di spadaccini, streghe, mangiafuoco, trampolieri e musici. Questo e altro ancora in programma oggi nel Carnevale Medievale di Tarquinia in provincia di Viterbo. E passeggiando per il centro storico del borgo si avrà veramente l'impressione di aver fatto un salto indietro nel tempo. E ora sabato e domenica continua. Insomma, professore, si finisce l'intervento e si va in piscina e ci si dà subito da fare. Allora... Vedete, siamo entrati dentro il gomito. Adesso... E al vostro peso. Professor Delle Fave, la ringrazio. Grazie per essere stato in nostra compagnia. 80, tu sai di chi stiamo parlando? Sono certo, anche perché lo leggiamo tutti e due lì dal gobbo. Riccardo Fogli. Ecco, vedi, eravamo preparati. Allora, grazie a tutti per essere stati con noi. Epidemiologico, fumo, alcol e droga dell'Istituto Superiore di Sanità. Ben ritrovata, dottoressa, buongiorno. Buongiorno. Allora, prima di andare nello specifico per parlare dei test, le vorrei chiedere quanto deve essere lunga questa, quanto ci si può fidare dei risultati di queste analisi? Abbiamo qui in studio, dottoressa, alcuni test che si possono acquistare in farmacia. Qual è, diciamo così, il grado, la percentuale di credibilità di questi test che si possano... Anche questi test dovrebbero essere considerati, diciamo, con una certa accuratezza e con risultati di laboratorio più specifici, perché ci possono essere falsi negativi, cioè la droga c'è ma non riusciamo ad individuarla perché è poca, o falsi negativi, mi correggo, o falsi positivi, cioè c'è un'altra sostanza, possono farci dare un risultato falso positivo alle anfetamine, quindi insomma procedere con veramente molta attenzione. Come si utilizzano questi test che si sanno, insomma, sono limitati nella loro riuscita? Come si utilizzano questi? C'è una piccola sbarretta che si può passare per strofinamento. È un test che inizialmente era stato fabbricato per le dogane, per gli aeroporti. Ed ora sabato e domenica continua, dopo. Si celebra oggi a Rocca San Casciano, in provincia di Forlì Cesena, la festa dei falò. Le contrade del borgo si sfideranno nel realizzare i falò più belli, che poi verranno accesi sulle rive del fiume Montone. In programma anche sfilate di carri allegorici e uno spettacolo pirotecnico. Ma ora partiamo con il nostro Massimo Proietto, che è andato a Civita di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, per scoprire un affascinante paesaggio lunare nel cuore della Tuscia. Vediamo. Carcere, signor Massimo. Sono circa dagli 80 ai 100 milioni. Dagli 80 ai 100 milioni per cercare di curare sua moglie malata. Esatto. Purtroppo, nonostante le cure, la moglie del... Fatto sta che dopo 5 anni sono stato praticamente ricattato, con l'aiuto che piaceva a qualcuno, ho cominciato a avere dei litigi da alcune persone che neppure conoscevo, poi sono stato... Massimo? Sì. Pensa che questa scelta risolverà i suoi problemi? Non lo so, mi rimane da fare. A volte, lo ripeto ancora, nei miracoli non ci credo. Dopo 8 anni ormai ho detto che
è ancora in salita. Anzi, ancora ce l'abbiamo, chissà, anche grazie essere qua ad averlo raccontato possa in qualche modo. Imperia vi aspetta per la 10ª edizione di Sole Evento Energia di Primavera, la manifestazione che presenta al pubblico le attività inerenti al sole, al vento e diffondendo la cultura del rispetto dell'ambiente. Sulla spiaggia poi di Borgo Marina, da non perdere lo spettacolo offerto dal raduno di aquilonisti da tutto il mondo. Ma ora seguiamo una breve anticipazione dell'inchiesta di oggi di Flavia Marimpietri. No, non voglio sapere niente. Soluzione non ottimale. Mi dite niente, è caputo. È un mancamento di rispetto quello che ho fatto, in tutto e per tutto. Quindi e non quindi... lo fare. Vediamo un pochino se il nostro amico è perfetto. Prego. L'isolamento della parte intestinale in prossimità dell'appendice. Uno, allora se non vado bene oggi alla batteria è colpa di Tullio De Piscopo, da grande artista, dall'altro però lo blocca, sei d'accordo? Io credo che se c'è una cosa che posso rammaricarmi di Tullio, ma glielo dico con grande amore, ma maniera... la mia nazione, quello che diceva Dario. Tu sei un'appassionata di Tullio De Piscopo, me l'hai detto prima, la tua radio trasmette moltissima musica. Esattamente vero. Ma io non l'ho mai sentito, eh. Io sì, perché io mi occupo di richieste e soprattutto lavoro molto anche quindi d'estate. Quindi stai confermando di brani di Tullio De Piscopo durante l'estate. E secondo me il messaggio è proprio quello del di più. Settembre 1981, storico concerto. Cioè il nostro stivale poi non è neanche tanto grande, cioè è così difficile il passo ulteriore, no? Cioè varcare i confini della campagna. Tu pensi che adesso... Amore. Sei innamorato? Io sono sempre innamorato. Ah beh, innamorato di... sera Tullio, no? Ti metti a letto, il mattino ti risvegli. Qual è la prima immagine, il primo volto che ti viene in mente?